Paolo Urzino, che ci preparerà un piatto molto particolare che riguarda la tradizione culinaria della provincia di Pistoia, ed è il maccherone di pasta fresca sulla pecora. Quindi allora Paolo, parlacene un po' e tra poco vedremo anche la preparazione in diretta di questo piatto. Dunque, come ha detto lei, è un piatto della tradizione contadina. I contadini, per quanto riguarda il cibo, la sapevano abbastanza lunga. Infatti abbiamo dei prodotti di prima scelta. Come ingredienti abbiamo la pecora tagliata a pezzi, marinata nel vino che andremo poi ad accompagnare, quindi il Chianti, con tutti gli odori. Pomodorini e limone. Sale e pepe. Le pentole sono già calde, come si suol dire, pronte. Mettiamo la padella sul fuoco, ci mettiamo olio di oliva extravergine d'oliva delle colline lucchesi, quindi è molto importante che i prodotti del territorio vengano assemblati insieme. Perché essendo un piatto tipico del territorio, naturalmente non va stravolto con contaminazioni esterne a quelle che non siano le province di appartenenza. Certo. Tiriamo sulla carne dalla marinatura che abbiamo fatto per circa 12 ore. Ecco, questa è una delle particolarità che ricordavamo prima, che rendono molto appetitosa la carne senza che abbia dei sapori esagerati rispetto a quelli che deve avere. Facciamo soffriggere gli odori di marinatura. Dopodiché aggiungiamo la carne tagliata a pezzettini piccoli. Cioè, potevamo anche spolparla e macinarla e fare il classico ragù. Però noi vogliamo prendere tutti i profumi della carne, tutti, quindi la carne sull'osso ha un gusto particolare. Facciamo una cottura tipo a spezzatino, dopodiché leveremo la carne, la spolperemo, la taglieremo a pezzetti e la continueremo a cuocere con il pomodoro e un po' della sua marinatura. Bene. Quindi il passaggio è questo qui, prima le verdure, poi la carne, poi aggiungiamo la marinatura. La marinatura. Con cosa è fatta la marinatura? Con del vino che andremo a accompagnare, lo stesso vino che poi andremo a accompagnare il piatto. Perfetto. Il pomodoro. E buccia di limone. Si farà cuocere per circa 2 ore, dopodiché verrà tirata fuori dal sugo di cottura, tagliata a pezzettini, e avremo questo risultato qui. Ecco, questo è il sugo finito che accompagna poi il maccherone di pasta fresca. La classica ricetta dei maccheroni è 1 chilo di farina, 10 uova e acqua quanto basta. Dopodiché verrà tirata rigorosamente a mano, perché rimane la porosità della pasta e quindi lega bene con il sugo. E poi possiamo dare le forme che vogliamo. Possiamo dare o mal tagliato, quindi tagliato come ci pare, oppure il classico maccherone a quadri. Dando delle forme diverse, proprio per far vedere che è una pasta fatta a mano. Non è importante che siano tutti uguali. Anzi, perché la cottura è uniforme con lo spessore, ma non con la grandezza dei quadri. Con la forma che gli viene data. Quindi acqua abbondante. L'acqua bolle. Sì, l'acqua bolle, acqua salata abbondante. Buttiamo giù la pasta, o sfoglia come si vuol dire. Quanto deve cuocere? 2-3 minuti. Facciamo insaporire. Una domanda sciocca ti faccio. Questo quando viene poi servito nel piatto è giusto accompagnarlo con del parmigiano, con del formaggio, o è meglio di no? Dunque, il parmigiano è come il prezzemolo, si può mettere ovunque, però per il mio gusto personale non ce lo metterei, anche perché io ho aggiunto nella ricetta, che lo facevano le vecchie massaie di una volta, la buccia di limone. Ecco.
che è quella che già sì, diciamo, può sostituire. Adesso andiamo a quindi andiamo a impiattare. E può essere un piatto unico. E come dici tu, copiando la nostra amica Benedetta Parodi, che fa cotto, cotto e mangiato. Cotto e mangiato.